Ciao a tutti ragazzi, io sono Vales e oggi siamo ritornati di nuovo su Until Dawn. E niente, eravamo rimasti con Mike qua che siamo appena usciti fuori, quindi continuiamo subito. E niente, siamo qui fuori appunto. Ok, siamo con una torcia fuori, non mi ricordo cosa stavamo andando a cercare. Forse mi pare l'elettricità, attivare l'elettricità. Ehi tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Ok. No, mi devo fare un selfie, ragazzi. Bello. Vediamo se so fare un selfie. Oh mio Dio, veramente perfetti! Siamo tipo la coppia perfetta! Cavolo, sembri una modella! Tieni il telefono a portata di mano, magari riesci a farmi il book nel capanno. Ok, ci sto. Qua fuori si gela! Beh, ci sono io per questo. E come pensi di farlo? Ho un paio di idee. Ok ragazzi, seguiamo dove va questa qua. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. D'accordo, Emily è stata una stronza. No, vacci piano che... No, d'accordo, raga. Visto che è la sua fidanzata, comunque, secondo me... Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Aggiornamento di stato, ragazzi. Andiamo qua a questo... Sai cosa? Andiamo. Ah, credo manchi l'elettricità. Josh non ha parlato di un generatore. Sì ragazzi, mancava già l'elettricità, se no avrebbero, credo già che avrebbero acceso già Mike, la luce, no? Non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di Jenny? Cos'è il Jenny? Sì, ma c'è un totem. Cos'è? Totem pericolo. Cos'era quel coso? Non lo so, però era brutto, rosso, pericolo. Ma ragazzi, uno buono, ma uno buono. Il prossimo credo sia fortuna, ma uno buono. Cioè, dico io, uno è morto, uno è guida, uno è perdita, uno è pericolo. Cioè, tre su due sono brutti. Allora, il modo in cui giocherai determina l'avverarsi o meno del... Va bene. Man mano che sbloccherai i totem, gli eventi del passato diventeranno più caldi. La menice di un futuro pericolo. Ok, raga. C'è un pericolo. Mike, generatore. Ok, capito. Il generatore. Ok, vediamo. Allora. Boom. Come faccio? Bel colpo, Mikey. Così. Wow, sei okay. Un mago. Ok, ragazzi, ho... Chi cazzo è questo? No, 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 no. Oddio ragazzi, infatti che mi prendo sono bruttissimi ragazzi. Voi non vi potete immaginare quanto è brutto. È bruttissimo perché non te l'aspetti completamente. Cioè, proprio sei, voilà. Sei tranquillo. Il cancello e quindi non si te apre. L'aspetti. Non male, vero? Sì, davvero, è stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Ok ragazzi, dobbiamo andare avanti. Sei emozionato? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giri. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Ragazzi, io ho molta paura che
che spunti qualcosa dal nulla. Verana e Beth. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ai brividi. Rispettoso, spero che abbiano trovato la pace e chiedi cosa ricordi. No, rispettoso. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Un altro aggiornamento di stato, ragazzi. Ragazzi, io ancora non ho capito chi è quello là. Cioè, io non vorrei capire veramente, perché boh. Hai sentito? Ho sentito qualcosa. Sì. Queste urla non promettono nulla di buono, ragazzi. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Jess! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì, ehi, sto bene. Porca troia, mi hai preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene! E sette. Vuoi uscire? Non lo so. Qui sotto non vedo quasi niente. Cauto, spingi il carrello, eroico, salto eroico. Ok, vengo io da te, stai ferma! No, ragazzi! Cos'è sto coso? Ehi, tesoro! Mi aiuteresti a spostare il carrello? Raga, questo coso ci segue, raga. Raga, questo coso ci dammi serve. Dammi una mano a spostarlo, dai. Allora. Ok. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Ma loro com'è che non si accorgono che hanno un tizio dietro che li insegue? No, raga. Cos'è? Porca troia! Oh, santo cielo, stai bene? Sì. Sì, sto bene. Stavo per dire, ragazzi, perché ci dobbiamo addentrare in questi posti? Cioè, ma no, ma... Porca miseria. Questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per c'è un totem, posto. Un altro. Cos'è? Totem fortuna. Bianco, fortuna, finalmente, raga. Finalmente, man mano che sbloccherai i totem, gli eventi del passato diventeranno più vabbè. Una profezia di fortuna. Ok, raga, finalmente. Che è successo? Che ha sentito? Dove dobbiamo andare, raga?